Ciao ragazzi, buona serata. Vi avevo promesso un video serale per commentare la conferenza stampa di Ruben Loftus-Cheek e per le ultime di mercato, perché ci sono delle novità. Siamo in attesa di una risposta della ZHACMAR per l'ultima offerta del Milan, pari 19 più 5 di bonus. Insomma, stiamo tutti aspettando che arrivi il via libera dalla squadra e dalla società olandese. Adesso ne parliamo. Oggi giornata movimentata, botta e risposta con i nerazzurri. Quindi, se anche tu che stai guardando questo video vuoi che la verità emerga sullo stato economico della seconda squadra di Milano, anzi della terza dopo il Monza, metti un like al video, iscriviti al canale, perché mi sa che queste argomentazioni le trovi solo su questo canale, e campanella per le notifiche. Mi raccomando, se non avete cugini, Ruben Loftus-Cheek. Le conferenze stampa, ho partecipato ad alcune, soprattutto da giovane, per essere interessanti hanno bisogno di domande interessanti. Beh, le domande di oggi erano tutte molto, molto insignificanti, quindi hanno dato poco valore alla presenza e alla fisicità e all'importanza di Ruben Loftus-Cheek. Però, grazie a Peppe Di Stefano, alla fine c'è stata una domanda che ha dato il titolo al video e alla copertina. 4-3-3. La domanda di Peppe Di Stefano è stata la migliore della conferenza stampa perché è andata dritta al punto. Ha chiesto a Ruben se il mister gli avesse parlato della possibilità di giocare col 4-3-3 e se lui si trovasse bene e preferisse giocare col 4-3-3. Io ricordo che la miglior stagione di Ruben Loftus-Cheek è stata quella con Sarri, in cui è stato schierato mezzala in un 4-3-3. Lui lo ha ricordato questo e ha confermato sicuramente che è il suo ruolo preferito, la mezzala box to box, e ha confermato di averne anche parlato con il mister. Quindi, diciamo, la notizia è venuta fuori. Adesso ragioniamoci sopra, perché avevo già fatto un accenno in qualche video fa del possibile cambio tattico che secondo me avrà anche delle ripercussioni su quello che è il mercato e i prossimi acquisti. Cerco di spiegarmi. Passando al 4-3-3, io vedo un centrocampo con Ruben Loftus-Cheek e Reinders mezze ali. Reinders, se la ZHACMAR ci fa la grazia di darci una risposta positiva, visto che il giocatore vuole assolutamente venire al Milan, e mi insegnano i saputelli che se il giocatore vuole una squadra, la società che lo vende deve scendere a patti, no? Almeno mi raccontano così per altre storie di mercato. Quindi dicevamo Loftus-Cheek e Reinders mezze ali. Penso che si prenderà un centrocampista che sia un giocatore in grado di giocare davanti alla difesa, quindi che abbia le due caratteristiche di coprire le spalle ai difensori e al tempo stesso i piedi e la geometria per iniziare l'azione. Vedremo quale sarà il giocatore che sceglieranno per giocare in quella posizione. Potrebbe anche essere che sia Reinders il deputato a giocare in quella posizione, ma dagli ultimi, diciamo, studi che ho fatto sulle sue caratteristiche, mi sembra uno più propenso a giocare sulla mezzala. Quindi noi ipotizziamo un centrocampo del genere. Non dimentichiamo che in un centrocampo a tre
noi potremmo recuperare due giocatori che abbiamo in rosa in questo momento che sono tagliati fuori dal 4-2-3-1, che sono Pobega, perché non ne ha le caratteristiche, mentre il 4-3-3 è perfetto per lui. Ricordo che in quella posizione ha fatto più gol con lo stesso numero di partite del Bulletto Frattesi. E l'altro potrebbe essere Adli. Adli sicuramente è stato bocciato come trequartista, ma se dovesse rimanere, penso che il ruolo di mezzala lo possa fare degnamente. Quindi, Krunic, il nuovo acquisto, ipotizziamo Dominguez davanti alla difesa, ipotizzo, butto lì un nome giusto per avere l'idea. Quindi di questo centrocampo a tre che avrebbe con Loftus-Cheek, mettiamo Mister X davanti alla difesa, Reinders, Krunic, Pobega, Adli, avrebbe sei elementi, direi che sarebbe completo. Se uscisse Adli, ovviamente ne entrerebbe un altro. Ma spostiamoci davanti. Un centrocampo così congegnato, secondo me, mia opinione, taglia fuori Chukwueze. Non ha senso giocare con Chukwueze. Chukwueze è da 4-3-1-2. Quindi, ipotizzo, Pulisic, Leao e la punta su cui a questo punto avremmo da poter investire anche i soldi che non metteremmo su Chukwueze. Quindi una punta il cui valore potrebbe aumentare. In più avremmo come riserva di Leao un Origi che sicuramente non si muoverà da Milano e che speriamo possa riscattarsi quest'anno. Sulla destra, come riserva di Pulisic, potremmo avere Salamandra che può essere utilizzato come jolly perché può fare la mezzala, ma può fare anche tutti e due i ruoli di esterno, destro e sinistro. E magari Isaksen, su cui sicuramente non sarebbe spesa una grossa cifra, ma che è un prospetto di giocatore che ci dicono che i giocatori bisogna prenderli prima che valgano 50-60 milioni. Potrebbe essere un prospetto che ce lo ritroviamo poi tra le mani e valere molto di più di quello che varrebbe oggi. E comunque sarebbe un'ottima alternativa a Pulisic. Perché altrimenti capite che Pulisic non penso sia venuto per fare la panchina. Quindi o lo si mette sulle tre quarti, a quel punto a destra o Chukwueze o Isaksen, ma giocheremmo col 4-2-3-1. Siamo sicuri che Loftus-Cheek e Reinders sono giocatori da giocare nei due? Loftus-Cheek è stato chiaro oggi. Il ruolo in cui rende meglio, il suo ruolo preferito è il 4-3-3. È la mezzala box to box, è la mezzala che si inserisce. Se vedete molti filmati di Reinders, segna parecchio perché si inserisce e segna molti gol dal limite dell'area. Quindi potremmo avere due mezzali di inserimento, una più geometrica, Reinders, e una più dinamica, Loftus-Cheek. Io la scorsa stagione ho chiesto più volte che si giocasse col 4-3-3, anche se era un 4-3-3 strano con un centrocampista là in alto a fare il trequartista. Poi alla fine siamo tornati a giocare con Brahim Diaz lì. Io dalle parole di Loftus-Cheek e da quello che mi sembra l'evoluzione del mercato posso immaginare e anche sperare che invece si stia impostando un ottimo 4-3-3.
chiaramente, ipotizzando la squadra in questa maniera, mi sembrerebbe inutile spendere 35 milioni per Chukwueze. Troverei molto più logico spenderli per un giocatore come il danese e a quel punto avere veramente grossa parte del budget da mettere sulla prima punta, per prendere una prima punta che faccia realmente la differenza. Ditemi cosa ne pensate. Saranno contenti quelli che volevano che parlassi solo del Milan? Okay, l'abbiamo fatto, quindi domani preparatevi perché tornerò ad attaccare i nerazzurdi. Se vi è piaciuto il video, mettete un like. Se siete d'accordo, se non siete d'accordo, commentate perché i commenti aiutano anche i commenti. E poi vedete che cerco sempre di, se non mi sfuggono, di rispondere e di interagire con voi. E la campanella per le notifiche, ovviamente l'iscrizione per arrivare presto, presto a 10.000. Grazie ragazzi, a domani, Forza Milan sempre, ovviamente stasera tutti positività perché la Z-Akmar dia finalmente il via libera, luce verde per Reinders. Forza Milan.